E siamo allo sport, pallavolo, la Stir Perugia si gode il successo contro Civitanova, una vittoria meritata e prestigiosa che riviviamo con il racconto dei protagonisti nel servizio di Antonello Brughini. Pippo, è arrivata puntuale la reazione della grande squadra. Sì, siamo stati molto bravi in casa. Oggi volevamo una grande vittoria per risollevarci da quella sconfitta di Trento. È stata letta in un certo modo e andava invece vista come un motivo di crescita e oggi secondo me abbiamo dimostrato tante cose belle. La reazione è seria e concreta. Nella giornata più complicata, dopo il KO di Trento e contro Civitanova, reduce da 5 successi di fila, Perugia si conferma ad altissimi livelli. Una squadra veramente a 5 stelle che ruota attorno al Divino Leon. Bravi comunque anche tutti gli altri, a cominciare da un gigantesco Podrascanin. Tutto bene praticamente nei fondamentali. A parte il terzo set dove nessuno, niente non funzionava, però abbiamo dimostrato di nuovo che dopo un brutto terzo set siamo stati lì, siamo stati sempre presenti in campo e un perfetto, diciamo, quarto set, infatti perciò abbiamo vinto 3 punti importanti. Siamo scesi in campo però consapevoli che sappiamo giocare a pallavolo, che non eravamo invincibili prima di Trento e non siamo delle schiappe dopo Trento. Siamo stati qua cercando di mettere sulla nostra pallavolo e è andata bene. Una grande vittoria fondamentale per la nostra classifica. Perché se avessimo perso oggi, insomma, la classifica sarebbe diventata veramente complicata. E mezz'ora dopo la partita, ancora tutti attorno a Leon. Foto, autografi, selfie. Qua è un'atmosfera grandissima, se posso sentire tutta la gente sono tifando per noi, noi siamo molto contenti, loro fanno l'energia da noi.